Canti e preghiere ad Albino per ricordare Sara El Omri, la 19enne di Cene, uccisa nei giorni scorsi a coltellate. Almeno un centinaio le persone che si sono radunate nel luogo dove è stato trovato il corpo della ragazza, lungo la pista ciclabile, a pochi passi dal capolinea del tram. La serata si è conclusa sotto i portici del municipio, dove molti si sono spostati in corteo. Qui, accanto alla mamma di Sara, una vicina di casa ha voluto parlare della ragazza e della tragica vicenda che le ha rubato la vita. Questa tragedia può toccare a tutti noi, tutti siamo mamme, genitori, tutti, anche noi non abbiamo più fiducia. E questa tragedia si poteva evitare. Non parlo di nessuno, non dico nessuno, ma si poteva evitare e come. Io le ho viste nascere e crescere perché abitavo Abita sotto loro. vicino, la sua vicina di casa. È nata su. La sua mamma. È nata lì, quando ero lì, l'ho vista nascere, crescere, giocava con la mia figlia. Questo crimine, senza cittadinanza, senza nazionalità, senza colore, senza niente. Una crudeltà non indifferente. Non si può immaginare una ragazza così morire così, no. La parola giustizia è stata ripetuta più volte, soprattutto dai tanti marocchini che hanno voluto esserci e stringersi attorno alla famiglia di Sara. Come comunità marocchina in Val Seriana chiediamo la giustizia e dobbiamo camminare tutti insieme contro la violenza, contro gli assassini. Vogliamo la libertà, vogliamo i nostri figli che escono e entrano con la testa alta, liberi. Non vogliamo nessuno che li tocca. Chiediamo la giustizia. Le persone che erano presenti hanno risposto ad un appello lanciato su Facebook da Fabrizio Carrara, un cittadino di Albino. Il discorso è nato da questo evento perché c'è stata una crescente richiesta tramite un mio post che ho messo su Facebook, sul gruppo Sei di Albino Se, per muoversi un attimino, e la gente ha cominciato a chiedere: ma perché non crei l'evento, crei l'evento, crei l'evento? E pian piano la risposta nel giro di un'ora, erano già 80 persone che mi chiedevano di fare questa cosa qui, e tutto è nato così. Dopo io mi ero mosso a livello emotivo perché conoscevo alcune persone di origine marocchina, sono anche miei amici avendo lavorato anche in biblioteca nel Nembro, e ho conosciuto un sacco di persone. E quindi ho sentito. Ma è partita così, niente di calcolato, niente di previsto. E poteva essere una nostra concittadina, è stata una ragazza marocchina, ma questo non fa differenza. E più che altro è che ultimamente qui anche nelle nostre zone si è creato un clima piuttosto teso. Poteva essere una cittadina albinese, poteva essere di qualsiasi altra nazionalità, a questo punto non conta. Conta che una vita è stata spezzata 19 anni in una maniera atroce. Ha voluto essere presente anche il parroco di Albino, Don Giuseppe Locatelli. Ha condiviso preghiere dell'Islam, passi della Bibbia, parole dei Salmi. C'è un canto bello spagnolo che diventa quasi un po' il nostro saluto per Sara. E sto canto dice: con tutto il cuore ti dico addio, o ti affido addio. Perché con l'anima non posso distaccarmi da te. Muoio per il sentimento. Tu sarai il bene della mia anima. Tu sarai il bene della mia vita. Tu sarai come un uccello variopinto che canta gioioso al suo domani. Possa anche lei cantare per un giorno nuovo, lì dove è adesso.